Per l'emergenza migranti l'assessore Maiorino ha già fatto la sua relazione, voi come vi ponete? Manca in modo evidente un piano, noi abbiamo chiesto che venga presentato un piano e che questo piano debba stabilire criteri e modalità con cui questa accoglienza eventuale debba essere fatta e non in maniera così sporadica come avviene adesso. Soprattutto chiediamo che il governo si dia una linea molto chiara, la stragrande maggioranza di immigrati irregolari che arrivano a Milano lo fanno per motivi economici e non sono profughi. E rispetto a questo è necessaria una gestione molto chiara perché i migranti per motivi economici non devono stare a lungo nel nostro territorio. Milano ha un limite, questo limite non può essere superato, altrimenti rischiamo veramente di avere una frattura sociale profonda nella nostra città. Quindi chiediamo che il governo, innanzitutto quando viene qui a Milano a fare dei patti per Milano, si occupi del problema più grosso che in questo momento a Milano, che sono il tema dell'immigrazione, e non eviti questo problema come invece ha fatto Renzi. E secondo, chiediamo che ci sia un polso più forte, più chiaro, nella gestione di coloro che effettivamente hanno diritto di stare qua, che sono coloro che vengono dai paesi dove ci sono, che sono i profughi, dai paesi dove ci sono tensioni e guerre, e invece coloro che non vengono a questo titolo e quindi non possono rimanere sul nostro territorio si trovi delle procedure rapide per poterli rimandare nei loro paesi d'origine. Qualche giorno fa lei è tornato a chiedere un confronto allargato con diverse forze, insomma, ha avuto qualche risposta? Di che stiamo parlando? Un confronto, diciamo, allargato con altre... Ma stiamo parlando di immigrazione? Certo, sul fronte dell'immigrazione. Soprattutto serve un piano. Cioè, io chiesi un piano ad aprile del 2016 in campagna elettorale e fu negata l'importanza. E Renzi disse che non era un'emergenza e che il piano non serviva. Oggi ci accorgiamo che ogni giorno, ogni settimana si cambia luogo, si mettono prima al Palasharp, poi una caserma, poi si trovano delle altre soluzioni. Non è così che si fa. Non è che improvvisando in questo modo e poi sciacquandosi la coscienza con Legambiente la domenica si fa vedere che di questi problemi ci si occupa. Non si sta occupando, la Giunta è allo sbando su questo tema e credo che debba prendere con un po' più di umiltà un impegno del governo e chiedere al governo di venire qui a dare un piano chiaro e con questo piano poi ci confronteremo. Il giorno in cui il piano ci dovesse convincere saremo i primi a collaborare. Al di là del piano non pensa che la mancata collaborazione della Regione peggiori la situazione? No, non penso, perché la mancata collaborazione della Regione deriva dalla mancanza di un piano. Senza un piano non si può collaborare.